Buongiorno Vigevano, oggi parleremo ancora di polizia locale perché ci è pervenuta una lettera da un gruppo di agenti di polizia locale del comando di Vigevano che ci ha chiesto di leggerla e di divulgarne il contenuto. Abbiamo ricevuto in queste ore una lettera, scritta da alcuni agenti di polizia locale che ci hanno chiesto di pubblicarla e di renderla nota. Quindi abbiamo deciso ovviamente di farlo e ve la leggo nel suo contenuto così come ci è pervenuta. Abbiamo letto su Facebook che l'assessore Ceffa ringrazia di cuore il vicecomandante e dirigente e siamo rimasti esterrefatti. Tralasciando la dirigente che in questa emergenza non si è mai vista e abbiamo avuto sue notizie solo tramite email, la vicecomandante, oltre ad avere paventato un'interruzione di pubblico servizio se la pattuglia, pur non avendo DPI, cioè dispositivi di protezione, non fosse uscita, non ha mai fatto una riunione né ha mai dato disposizioni precise e puntuali a nostra tutela. Solo dopo le varie lettere dei sindacati e dell'RSL e solo dopo che il primo collega era risultato positivo al virus, sono arrivati i primi provvedimenti. La vicecomandante giornalmente invia decine di email con i vari decreti e provvedimenti ministeriali, senza mai recepire e indicare ai propri uomini le condotte da adottare all'interno del comando oppure fuori. Addirittura, in questi giorni ci ha inviato disposizioni operative redatte per i propri comandi dalla Polizia Locale di Milano e dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Riteniamo invece che debba essere lei stessa a redigere disposizioni ad hoc per i propri uomini. Nessun rapporto umano. Il risultato è che ad oggi siamo la forza di polizia con più contagiati nella zona, ben 6 colleghi. Sappiamo che nei comandi limitrofi non c'è nessun contagiato e sappiamo che i vari comandanti sono scesi in campo insieme ai propri uomini, addirittura uscendo a volte con loro in pattuglia. Ci sentiamo abbandonati e considerati dalla vicecomandante non come delle persone, ma come dei numeri. Chiediamo quindi che l'amministrazione prenda contezza della situazione ormai diventata insostenibile e intervenga con determinatezza. La lettera prosegue dicendo: per senso del dovere e per rispetto dei cittadini, continuiamo a fatica a garantire il servizio. Ma deve essere chiaro che non è grazie a chi ci comanda.